Il quarto episodio della sesta stagione è uscito oggi. Raga, io ve lo dico, secondo me ha aperto il mondo a chi di voi guarda solo ed esclusivamente l'anime di My Hero Academia. È stato un episodio che anche io personalmente non vedevo l'ora di vedere, proprio per assistere a come avrebbero trasposto determinate parti del manga, come ad esempio quelle super splatter con Mirko che viene colpita ovunque, ma anche e soprattutto per il risveglio di Shigaraki. Ma nonostante questi due punti culmini dell'episodio, ragazzi, oggi abbiamo avuto delle rivelazioni fondamentali. Abbiamo avuto la rivelazione circa di un qualche segreto che accomuna Dabi e Ox. Cosa intendono i due? Lo vedremo a breve. Ci viene poi rivelato il segreto della longevità di All For One e ci viene anche rivelato il segreto circa il collegamento vero e proprio tra il re dei demoni, All For One, e Shigaraki Tomura. Quest'oggi quindi faremo una breve panoramica su questi tre argomenti per poi passare al punto culmine dell'episodio, ovvero il risveglio di Shigaraki, che secondo me, io ve lo dico qui, poi ne parliamo più verso il termine del video, quindi insomma rimanete qui con noi. Secondo me quella parte lì narrativamente poteva essere fatta meglio, ma ne parliamo a breve. L'episodio infatti si apre con un riepilogo, ovvero con il riepilogo sul quirk di Ox e sulla sua debolezza. Ox è debole al fuoco e quindi capiamo che stando in questo momento Ox combattendo contro Dabi è in netto svantaggio. Ma è proprio qui che ci viene poi data anche un'importante circa rivelazione, ci viene dato un indizio su un segreto che Dabi sta nascondendo. Dabi combattendo, anzi quasi ponendo fine in realtà alla vita di Ox, gli rivela il suo segreto, rivela la sua vera identità. Vera identità che però noi non possiamo sentire, perché i rumori dell'edificio che crolla, i rumori del fuoco sono troppo alti e solo Ox sa in questo momento chi è davvero Dabi, e i suoi occhi la dicono lunga. Gli occhi di Ox sono terrorizzati, rappresentano la paura fatta proprio terrore, fatta persona. E se questo segreto è un qualcosa sul quale magari potremmo tornare più in là nel corso della serie, ecco che adesso ci spostiamo dal Monte Gunga, dove stanno combattendo gli eroi contro il fronte di liberazione del paranormale, all'ospedale di Jakku, dove Endeavor arriva finalmente in soccorso insieme a Eraserhead e ad altri eroi, tra cui Mick in generale, in soccorso di Mirko contro la sua battaglia per l'appunto contro i Nomu. E qui assistiamo a delle scene bellissime. Innanzitutto vediamo i Nomu riuscire a comprendere come funzionano i quirk degli avversari, e questa cosa è fantastica perché ci fa capire che non sono mostri normali contro i quali si deve combattere eccetera, ma sono al pari dei villain, se non sono anche magari più forti di determinati cattivi, di determinati villain. E questa cosa è importantissima e anche molto bella nel mondo di My Hero Academia, no? Avere dei nemici che però rappresentano un qualcosa in più, che sono un passo più avanti. E questi elementi, questi nemici, vanno poi a fermare Mirko nella sua riuscita nel, per l'appunto, distruggere il contenitore nel quale è contenuto Shigaraki. Qui assistiamo dunque alle azioni di Mirko, che anche a schermo, quindi con animazioni e disegni, vi devo dire, sono tanta roba. Con queste carrellate che passano attraverso i tubi di contenimento, con Mirko che va, che scalcia, che ruota in giro, va in aria, e qui devo dire che non mi aspettavo di vedere così tanto sangue. Le censure un po' ci sono state, ma mi aspettavo decisamente peggio, quindi devo dire che sono veramente molto soddisfatto. E anche il finale, proprio con Endeavor che cauterizza, come che si dice, non lo so, le ferite di Mirko, è fatto bene con le grida di Mirko, con le sue lamentele, con il tovagliolo in bocca, con il sangue, cioè è figo da vedere, ok? Ed è sempre qui all'ospedale di Jakku, ragazzi, che assistiamo però alle rivelazioni molto più toste, molto più importanti, circa il dottor Garaki con la sua vera natura e All For One. Garaki infatti lo dice, è più che centenario e all'inizio possedeva un quirk in grado di raddoppiare e di migliorare in generale le sue condizioni di salute, generando in lui una certa longevità. Ecco che nel passato quindi Garaki ha incontrato All For One e, credendo incredibilmente nei suoi ideali e nel suo progetto di rivoluzione sociale vera e propria, ecco che Garaki ha deciso di regalare il suo quirk
a All For One, tenendone per sé una copia. E questo fatto è importantissimo. Ed è importantissimo proprio perché qui in questo episodio ci viene data una rivelazione fondamentale su All For One e Shigaraki. Afo, chiamiamolo così, Afo ha infatti regalato, ha donato il suo quirk, l'All For One, a Shigaraki Tomura, tenendone però per sé una copia. Quindi capiamo bene che in questo momento nel mondo di My Hero Academia esistono due esseri, due creature, due esseri umani in grado di utilizzare lo stesso quirk, lo stesso temibile quirk, ovvero l'All For One. Abbiamo Afo, che in questo momento si trova al Tartaro, quindi è ancora in carcere, ma abbiamo, pronto ad agire, Shigaraki Tomura, che in questo episodio infatti si risveglia. Ah, tra l'altro qui non ho parlato poi della scena bellissima con Mick che tira un gran cazzotto, questa la dobbiamo lasciare, un gran cazzotto, ecco, la diciamo due volte, contro Garaki. Bellissima scena, chiusa parentesi. Ed è qui che arriviamo dunque al momento clou dell'episodio, con il risveglio di Shigaraki. Qui, ragazzi, ci spostiamo all'interno non solo della mente di Shigaraki, ma ci spostiamo nelle vestigia. E qui, ragazzi, partono gli scleri. Quella scena in particolare con Tomura che vede sua sorella, vede sua mamma, vede suo padre, con Tomura che poi cerca di andare piano piano verso il For One, venendo tenuto da Nana Shimura, dai genitori, ma anche dal padre che gli chiede di fermarsi spuntando davanti a lui, è un qualcosa di magistrale, resa benissimo con questa musica strana, con questi effetti sonori molto particolari, e con Shigaraki che riesce quindi qui ad utilizzare anche la sua disgregazione, unendosi alla fine, decidendo di unirsi al corpo di All For One. Capiamo dunque che l'All For One adesso è un vero e proprio legame tra Afo e Tomura Shigaraki, e l'episodio infatti si conclude proprio con il risveglio di quest'ultimo. Grazie ad una scossa elettrica proveniente da un macchinario, ecco che l'acqua al suo interno, cioè, insomma, c'era l'acqua a pavimento, insomma, la scarica è andata, lo Shigaraki si è svegliato, bellissima scena tra l'altro, e l'episodio si conclude così. Posso dire una cosa? La narrazione del manga era leggermente migliore, secondo me. E questo ve lo posso dire perché lo vediamo nelle anticipazioni a fine episodio. Quindi vi posso dire tranquillamente cosa intendo, non è spoiler. Dunque, nel manga, diciamo che questa situazione si poteva concludere in un modo molto figo. Il capitolo con il risveglio vero e proprio di Shigaraki si concludeva con la scena che noi vediamo nelle anticipazioni, ovvero con Deku che si gira dicendo il male si è risvegliato, cosa che noi vediamo quindi al termine delle anticipazioni proprio di questo episodio. Ma, non, cioè... E secondo me era un finale migliore, cioè Shigaraki si svegliava, accadevano le cose che dovevano accadere e soprattutto poi il tutto si concludeva magari a fine episodio con Deku che si girava, Bakugou che lo guardava in modo stranito, e secondo me era una conclusione perfetta che ti metteva molto più hype rispetto a quello che comunque è grande, c'è, ma ti metteva molto più hype rispetto a quello che si è generato con questo finale. E il tutto poteva essere fatto benissimo togliendo quei dannatissimi riassunti, perché non me ne frega niente sinceramente di sapere 27 volte qual è il quirk di Hawks. Lo sappiamo tutti chi è Stain, non mi utilizzare un minuto per dirmi chi è Stain, che è il personaggio più popolare, uno dei più popolari della serie. No, cioè, ma che mi usi un minuto là, due minuti all'inizio episodio, cioè quei tre minuti in sé, la sigla è bella quindi ci deve essere, ma quei tre minuti, cioè, poteva accadere di tutto, lì potevano mettere lì, cioè, anche la cosa, il Nomu che pensa al quirk di Aizawa, così un minuto con questo che pensa con lo schermo nero, ma non poteva essere fatto, cioè, capite qual è il punto? Non lo so, va bene, va benissimo, è bellissimo tutto, non è una lamentela o un'altra cosa, però, secondo me, rappresenta semplicemente quello che è il limite dell'anime di My Hero Academia, cioè... è troppo denso di riassunti, è troppo denso di spiegoni, cioè è veramente necessario. Già ci metti la scheda, cioè, insomma veramente a sto punto ci metti la scheda, no, a metà episodio con scritto ce lo scrivi, quirk ali possenti Hawks, cioè è fine. Non lo so, non lo so. Oh, poi magari sono cose mie,
scrivetemelo qui sotto nei commenti, scrivetemi anche voi i vostri pareri. Io, lo sapete, sclero quando vedo queste cose. No, ma sapete perché? Perché vedo del potenziale che viene sprecato. Cioè, perché My Hero Academia è sottovalutato da tanti? Ma per questo. Perché tu guardi l'anime e ogni episodio c'è i riassunti su riassunti. Guardi l'anime e c'è flashback su flashback. Guardi l'anime e c'è spiegoni su spiegoni su spiegoni. Che però nella serie hai avuto altre 57 volte forse, no? Perché non può essere fatto come gli altri anime? Tipo, che ne so, mo ve la butto proprio lì così mi insultate. Cioè, come Attack on Titan. Attack on Titan non ci sono gli spiegoni. Se ti vuoi andare a vedere i poteri del corazzato, te li vai a leggere su Google. Cioè, se sono già stati spiegati, buona lei. Però ammetto che sono mie considerazioni. Poi lo sapete, io amo My Hero Academia, ma è proprio questo mio amore che mi fa criticare cose simili. Cioè, 3 minuti di episodio. Ma cioè, ok, ho capito la debolezza del quirk di Hawks, la dicevi in un minuto, ma nemmeno. Ed era finita lì. Invece 3-4 minuti buttati in questo episodio, nel quale in realtà potevi andare a concludere con un cliffhanger che, come nel manga, ti lasciava lì. Cioè nel manga dovevi aspettare una settimana per sapere cosa accadeva. Qui nell'anime è la stessa cosa, una settimana che tu aspetti, ma vedi l'anticipazione e non sai cosa può accadere. Invece anche il prossimo episodio sarà strutturato in modo decisamente simile. Ragazzi, ve l'ho detto, tutte queste critiche vengono dal mio grande amore verso My Hero Academia, non fraintendetemi, ok? Quindi, detto ciò, vi aspetto anche i vostri commenti qui sotto e ci vediamo. Mi raccomando, supportate i video su Chainsaw Man, che sarà il prossimo anime, il prossimo manga che porteremo qui sul canale molto più approfonditamente, ok? Mua! Buon weekend!